every night Buongiorno, ben ritrovati nel salotto di chiacchiere e caffè. Come sempre in apertura vi ricordo il nostro indirizzo mail chiacchierecaffèchiocciolatelechiara.it e soprattutto veniteci a trovare sulla nostra pagina Facebook dove è obbligatorio cliccare chiacchierecaffè mi piace. Quest'oggi prenderemo spunto da uno spettacolo sad, sopravvivere all'autodistruzione e poi allargheremo il discorso a quelle che sono le forme educative rivolte in special modo ai giovani, lo faremo insieme ai miei graditissimi ospiti quindi do il benvenuto a tutti all'assessore Claudio Piron, assessore alle politiche scolastiche del Comune di Padova. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. E a Filippo Tognazzo, attore e regista proprio di Sad. Buongiorno anche a lei, signor Salve, Tognazzo. Ciao, ciao. Allora, io direi innanzitutto, visto che abbiamo preso Sad come punto di partenza per la nostra chiacchierata, di partire proprio con uno spot che ci mostra qualcosina di questo spettacolo. A voi. È interessante, no? Quando un mezzo, un mass media Passa da essere autorevole ad autoritario. Sai qual è il mio dubbio, Chiara? Che abbiamo finito per trovarci all'interno di un sistema nel quale si proietta solo un unico lungo programma, una specie di grande snuff movie nel quale ci viene chiesto a volte di fare il ruolo della vittima, ma altre volte anche il ruolo del carnefice. Questa era qualche immagine tanto per introdurre questo spettacolo, uno spettacolo che come la nostra chiacchierata si rivolge soprattutto ai giovani, ma Assessore come sono i giovani d'oggi? Ci sono o no tanti luoghi comuni nei loro confronti? Beh direi siamo fin troppo presi dai luoghi comuni, purtroppo sentiamo parlare o vediamo che si parla di giovani solo quando ci sono dei problemi, c'è un incidente, c'è un trauma e nel momento in cui eh, come dire, eh, si rischia l'omologazione più potente, no? i ragazzi sono, quando parliamo di giovani, parliamo di... Come dire, della diversità in assoluto, perché ogni ragazzo, ogni ragazza è diverso da un altro e dovrebbe essere seguito passo passo nella sua fase di crescita e di evoluzione. E questo è il compito della scuola in primis, ma anche delle famiglie soprattutto e poi delle associazioni dei luoghi aggregativi che possono svolgere un grande ruolo educativo. Ecco, in questa fase sono come dei virgulti, come degli alberi molto molto teneri che possono crescere bene ma possono prendere anche delle pieghe sbagliate e noi dobbiamo stare loro a fianco come quei pali che danno il rinforzo ma lasciando lo spazio, l'aria, perché i ragazzi possano fare le loro esperienze e possono anche sbagliare, possono anche sbattere la testa, il tutto diciamo tra virgolette in percorsi che siano garantiti. Ecco. Per questo dico le associazioni ad esempio sono molto importanti. Allora noi rispetto a tutto quello che succede ogni giorno dobbiamo avere il rispetto per questi ragazzi, dobbiamo rispettarli e non omologarli e non dire sono tutti così, sono tutti colà. Se poi ci avviciniamo e facciamo esperienze con loro, io torno dalla settimana all'altra, sono stato in Sicilia con 50 studenti della nostra città a ripercorrere le vie della mafia, ma anche della rinascita civile di questa regione e abbiamo incontrato tantissimi giovani impegnati con No Pizzo, impegnati a lavorare le terre confiscate alle mafie, impegnati a produrre lavoro con le cooperative sociali che hanno rilanciato nel giro di pochissimi anni più di 100 ragazzi solo nella Locride solo scusate a Corleone, hanno ripreso in mano eh, più di 120 posti di lavoro. Direi che è un risultato grandioso. Questo per dire che i giovani sono questi, ecco, nella stragrande maggioranza dei casi sono questi. Poi c'è anche qualche episodio legato appunto a alla, qualche devianza, all'irruenza a, all a stare fuori fino a ore inoltrate magari poi a farsi male sulla strada o, o, o cose simili. Ecco. Ecco, signor Tognazzo, prima di iniziare la puntata, lei mi ha detto: Ma eh, io con il mio spettacolo non voglio dare un ritratto dei giovani, perché etichettare giovani beh, non, non si può, è un concetto talmente ampio che sarebbe riduttivo. Allora, sai, uno spettacolo. Non dà mai delle risposte, fra l'altro dura un'ora, in questo caso un'ora e dieci, per cui il tempo che abbiamo a disposizione è veramente molto poco e sarebbe pretenzioso pensare di poter dare un ritratto esaustivo di un sistema così complesso. Quello che uno spettacolo io credo può fare... È quello di dare degli spunti, magari del, dei punti di riflessione, se vuoi anche per contrasto, nel senso che su molte cose che noi diciamo probabilmente qualcuno non è d'accordo ed è giusto che lo sia. Uno spettacolo da un punto di vista, se vuoi, molto specifico di chi poi lo va a scrivere. E perciò, sì, è vero, noi non possiamo dare un ritratto, non saprei io dare un ritratto di una realtà che comunque mi è in parte è distante, in parte così complessa. Quello che posso fare è di porre delle domande e a volte condividere con gli altri quelle che sono state le mie risposte in questo momento, perché poi non è detto che le risposte non cambino nel tempo. E soprattutto non è detto che valgano per tutti. Ah, no, ah, sicuramente non valgono per tutti. La cosa positiva è quella, io credo. Però è importante se posso porre Prego. le domande giuste. Io credo che eh, è dimostrato questo anche dalle esperienze. Insomma, i ragazzi hanno questo desiderio e sentono questa necessità e anche la dicono. Hanno bisogno di essere provocati su domande, eh, sulle domande di senso, sulle domande forti, sulle domande sui perché che, che valgono la pena. E se noi gli aiutiamo, Filippo, io. Personalmente penso lo fa molto bene, eh, accendere le domande. Questa è la cosa importante perché il rischio che i ragazzi i giovani, ma tutti noi corriamo, è quello dell'omologazione, è quello di prendere tutto ciò che arriva dalla scatola domestica, la TV, ad esempio, o internet, eccetera, e dire c'è anche lì, l'hanno detto, l'hanno fatto vedere e quindi. E allora lo prendo così. Eh, eh, questo non, non, dobbiamo, non dobbiamo lasciarlo avvenire. L'autonomia, la crescita, ragionare con la propria testa. Dare una risposta sbagliata ma accettare di stare in questo percorso che pone domande molto forti come fa Filippo, con questo teatro civile si può dire? Sì, 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 sì. <ride> diciamo, sì il teatro di, di per sé è civile, generalmente. Sono, diciamo... cioè quello di intrattenimento, per la verità. Esatto. Però sì, l'obiettivo sì è quello di dare. Ecco, mi interessa soprattutto una parola che lei ha usato, Assessore. Provocazione. Ecco, SAD eh, tratta temi abbastanza forti. Lei prima ha detto quasi un pugno nello stomaco, va, vanno comunque accesi i ragazzi, ma non avevate paura quando avete comunque proposto delle tematiche eh, così forti, sia lei con il suo assessorato eh, che lei che comunque le ha trattate direttamente sul palco, di mh, tirarvi dietro qualche critica, diciamo? Ma le critiche se sono, sempre, sono sempre positive, se, se, cioè, se arriva una critica vuol dire che il lavoro non è stato indifferente, questo nel mondo dell'arte è fondamentale. In realtà esiste un macro tre, tema sotto SAD che è quello del condizionamento, che poi viene declinato sotto altri. Il titolo lo dice chiaramente, sopravvivere all'autodistruzione, il senso che vuole dare lo spettacolo, l'avvertimento che vuole passare ai ragazzi è attenzione perché il sistema parte del sistema nel quale viviamo induce ad autodistruggersi, in qualche modo solleva se stesso dalla responsabilità di ciò che accade e scarica tutta la responsabilità sui ragazzi, che io lo dico chiaramente nello spettacolo, a mio modo di vedere sono la naturale conseguenza e non la causa dell'evidente difficoltà del sistema. Questo è il mio punto di vista dal quale sono partito per fare lo spettacolo. Sono un po' delle vittime del sistema. Mm, delle vittime, sai, vittima comporta che tu non abbia alcun tipo di responsabilità in quello che accade. In realtà ogni ragazzo può sempre scegliere se stare da una parte o dall'altra, se operare o meno una scelta. Quindi eh, da questo punto di vista certo sono delle vittime ma non, eh, non del tutto a mio avviso. Trattiamo poi è vero i temi legati all'alcol, alla droga, alla violenza, alla pornografia, per esempio. E chiaramente quando io parlo di pornografia vedo che c'è, da parte, in particolare degli adulti in sala, un, una scossa elettrica che passa sulla schiena di tutti. Non così, per esempio, nei ragazzi. Dopo dieci. 10-15 secondi che siamo partiti con il capitolo, noi di fatto smontiamo il, la sessualità rappresentata, il sesso scusa rappresentato nella pornografia e tutto rientra in un binario molto più normale di discussione. Certo, le critiche arrivano, la... ma perché arrivano le critiche? Perché probabilmente a monte non è stato fatto mai un discorso approfondito, chi per esempio parla di sesso e sessualità, ci sono dei progetti bellissimi e notevoli che vengono fatti nelle scuole, questo sarebbe stupido non dirlo, però spesso per esempio... In verso certi fenomeni come quello della pornografia è un tema che semplicemente non viene trattato. Forse perché è un tema scomodo, quindi È eh certo preferisce... un tema scomodo, però noi lo diciamo nello spettacolo, se tu consideri il 100% dei ragazzi, analizzi da dove imparano le questioni sessuali i ragazzi, scopri che il 50% impara dagli amici e quindi è autoreferenziale, cioè all'interno e il 25% del restante impara da internet. Quindi evidentemente abbiamo demandato uno strumento che in parte per certi versi è incontrollabile, l'educazione su un tema fondamentale eh, dei nostri dei ragazzi, insomma. ma io stesso anche la mia generazione. Non è che... Assessore vedo che annuiva. Mm, sì, io sono convinto, ci siamo passati tutti, l'adolescenza, la preadolescenza, l'adolescenza, la prima fase della gioventù è l'età anche della prova, della scommessa del provarsi, del misurarsi, del mettersi in gioco, dell'andare oltre il limite, no? fa, fa parte dell'esperienza anche umana e d'altronde per crescere devi anche avere queste possibilità. Allora io credo, è un po' come fanno gli scout, gli scout danno l'opportunità ai ragazzi di misurarsi, di provarsi, ma nello stesso tempo li preparano, li allenano, forniscono gli strumenti, come diceva Filippo, perché ciascuno possa avere gli arnesi, la cassetta degli attrezzi per affrontare quella difficoltà per dormire fuori una notte o per montare la tenda o per fare una scarpinata che forse sei mesi prima di partire con gli scout non avrebbe osato fare. Quindi il rischio, eh, l'ignoto fa parte della nostra esperienza, ogni giorno noi abbiamo delle prove nuove, e dobbiamo avere il metodo, dobbiamo essere allenati su questo. Io ho avuto due esperienze molto interessanti eh, per, da questo punto di vista. La prima, quando dopo un anno circa di assessorato abbiamo chiesto alle terze medie, agli insegnanti e ai presidi, di conoscere alcuni detenuti del carro. Due palazzi e trasformare il carcere da problema a risorsa, andando a conoscere tutti i temi legati alla legalità, al rispetto delle regole o all'infrazione delle regole. Ovviamente all'inizio gli insegnanti hanno detto: Assessore, perché parlare di una cosa che è lontana mille miglia dai ragazzi? Al che io dico, guardate che su internet, le tv, i film, sono bombardati continuamente da certi atteggiamenti e da certe scelte o non scelte o prevaricazioni, eccetera, rottura delle regole. Proviamo, ovviamente in percorsi organizzati, garantiti, con la formazione degli insegnanti, con detenuti che sono accompagnati da cooperative, che sono già in programmi di reinserimento, che hanno guadagnato una fiducia in se stessi e anche verso gli altri e gli altri danno fiducia a loro. Proviamo lentamente e sono uscite anche dei prodotti come questi libri che i ragazzi scrivono dove prima e dopo l'incontro con alcuni detenuti i ragazzi narrano, fanno anche italiano, quindi una disciplina, scrivono, devono scrivere correttamente ovviamente, ma a partire da un'emozione forte e a partire da un'esperienza che li ha cambiati e le modificazioni che loro eh, registrano scrivendo, sono davvero una cosa grande. Infatti già subito il primo anno alla premiazione gli insegnanti erano euforici per il percorso. Oppure un altro, due o tre anni fa, tre anni fa, 2008, siamo andati a Napoli alla giornata della legalità, qualche genitore dei ragazzi che frequentano il liceo, quindi non l'ultimo arrivato, Pone la domanda: ma proprio a Napoli bisogna portare i ragazzi per parlare di legalità, non si può fare un po' più a nord? <ride> Al che abbiamo detto ai genitori: se qualcuno vuole venire, non c'è nessun problema. Eravamo in 150.000 percorsi più che garantiti, e i ragazzi, tornando, hanno descritto una Napoli, alcuni di loro che non immaginavano, che avevano visto sempre attraverso le tv i giornali e solo per le monnezze o per i reati. Invece scrivono, abbiamo conosciuto i napoletani, una città che vuole uscire da questa immagine, tantissima gente che sta lavorando per il riscatto sociale, civile, politico. Ecco, allora vanno accompagnati, non vanno abbandonati e non vanno nemmeno fatte recriminazioni. Però questa è la sfida che noi abbiamo dinanzi, è la sfida dell'educare, insomma. Ecco, eh, l'assessore ha citato gli insegnanti e io ho letto un dato curioso che soprattutto gli insegnanti che vengono ai suoi spettacoli sono entusiasti di come i ragazzi prestano attenzione a quello che avviene nello spazio scenico. Eh, forse perché lei ha trovato un modo nuovo per parlare, si è un pochino adeguato alla loro grammatica. Sai? Modo nuovo, è paradossale parlare di modo nuovo all'interno del teatro, per esempio, che è in realtà una disciplina ormai millenaria. Abbiamo cercato di cambiare per un attimo punto di vista. Ho cercato di costruire uno spettacolo che parlasse con gli studenti, con gli studenti e non agli studenti. In qualche modo abbiamo messo in primo piano l'efficacia di quello che andavamo a dire. Per noi era importante che alcune informazioni passassero. E quindi abbiamo operato una scelta. Lo spettacolo è è fra virgolette molto poco teatrale per certi versi, è quasi più simile a una conferenza di stampo anglosassone, a un TED Talk. D'altra parte però il fatto di chiamare sul palco per esempio gli studenti o comunque di rivolgerci direttamente a loro denuncia chiaramente il fatto che siamo a teatro, non siamo in televisione, l'interazione è diretta, tu quando vieni lì sei testimone di qualcosa che avviene in diretta e questo stabilisce subito una situazione se vuoi di con partecipazione ma anche di pericolo. Siamo <ride> tutti in pericolo, posso chiamare chiunque sul palco, posso rivolgermi a chiunque. Questa è chiaramente una caratteristica del teatro che altre, per esempio, se facessimo un programma televisivo non, non, Questo ci, non, sarebbe. Questo non ci sarebbe. I ragazzi prestano attenzione, sì, perché la grammatica è costruita su dei tempi estremamente veloci, su degli spiazzamenti. Loro arrivano chiaramente aspettandosi di vedere una cosa di un certo tipo, di sentirsi dei messaggi di un certo tipo e si trovano con qualcosa di inaspettato. Da quel momento lì io ho circa 5 minuti per prendere la loro attenzione e. Per tutto lo spettacolo di 5 minuti in 5 minuti devo mantenere viva l'attenzione. Lo facciamo anche ridendo perché io credo che sia importante anche sorridere, discutere, in qualche modo per un attimo abbassare le armi, noi nei loro confronti ma anche loro nei nostri confronti. Vengono lì, si divertono, condividiamo assieme una riflessione, eh, ribadisco non diamo delle risposte, diamo degli spunti, quindi da questo punto di vista non siamo aggressivi, io credo. Cerchiamo di parlare realmente con loro. Ecco, una cosa mi ha incuriosito, il fatto che lei ha detto ma posso chiamare chiunque sul palco, le reazioni sono sempre le stesse, alle volte giungono inaspettate anche per lei? Allora, beh, c'è un pochino di tutto, c'è chi viene subito, chi è divertito, lo spettacolo lavora sui tempi del comico, quindi... Abbiamo notato anche con numeri grandi di 6-700 studenti, grosso modo le dinamiche si mantengono. Succede che c'è il ragazzo che magari si tira un po' indietro, succede che invece uno viene volentieri sul palco. È successo, per esempio, proprio alla prima che il professore chiamato sul palco si è svenuto <ride> sul palco <ride> e sono intervenuti i pompieri per tirarlo fuori. Può succedere realmente. Però fa parte dello spettacolo e questo credo cre partecipa anche a renderlo teatrale e vivo. Perché sta succedendo in quel momento lì sono totalmente antitelevisivo in quel momento siamo. quindi nessuna rappresentazione sarà mai uguale e avrà mai gli stessi spunti per di quella precedente per definizione non può esserlo benché ci sia in realtà una persistenza nel tipo di risposte che vengono date e questo è anche se vuoi, la forza dello spettacolo perché gli effetti comici si basano sul fatto che io una stessa battuta la faccio a Vicenza o la faccio a Belluno e comunque il pubblico riderà e questo è di fatto basato anche su, su dei tempi su, Normali. però sì si mantiene sempre qualcosa di, 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 di nuovo di estemporaneo l'estemporaneità fa parte del teatro ecco Assessore mi pare di capire che si possa educare anche eh, da un palcoscenico lei prima mi ha parlato di un'esperienza in carcere quindi non necessariamente stando in aula sul banchettino ma guardi gli specialisti gli addetti ai lavori i pedagogisti chi studia la mente umana, ma anche chi studia le fasi dell'apprendimento, ci dicono che eh, soprattutto dalla preadolescenza in avanti, ma anche oramai ai dieci anni, i bambini, i ragazzini arrivano in classe con un apprendimento che dal 60 al 70% è già avvenuto in altri contesti che non sono la scuola. E di fatto è così, se noi pensiamo ai linguaggi, alle lingue proprie, o vere e proprie, e a tante altre nozioni, avvengono attraverso strumenti che non sono più... Governati dall'insegnante o dai genitori. E quindi i ragazzi hanno un'autonomia altissima da questo punto di vista oppure subiscono. Abbiamo fatto un'indagine alcuni anni fa attraverso una performance teatrale che però prevedeva prima un lavoro anche a casa e abbiamo scoperto che l'altissima un maggioranza, una stragrande maggioranza dei ragazzi ha in casa tre e più televisori e il 70-75% ha addirittura il televisore in camera propria. Quindi lì c'è una fase di. Tante poche ore dove nessuno sa quello che succede solo il ragazzo che eh, agita il telecomando o meno e tanto per tornare al titolo ci si può autodistruggere quindi diciamo che dei rischi ci sono certamente perché qui eh, l'importante è come si usano gli strumenti allora se l'apprendimento avviene in questi luoghi è chiaro che in classe in aula nella scuola occorre rimettere assieme i pezzi e l'insegnante deve acquisire Nuove abilità, nuove competenze e soprattutto deve conoscere i linguaggi. Allora, eh, smontare alcuni linguaggi e smontare alcuni luoghi comuni è fondamentale e ridare ai ragazzi, accompagnarli in questo rimontaggio perché loro siano autonomi, altrimenti diventano automi uso dei termini forti, ma credo l'operazione che fa anche Filippo è proprio questa, no? smontare dei luoghi comuni. Quando fai con i vulnerabili alcune domande sulla velocità, la prova, il casco, la rottura, la non rottura, da quanti metri corrisponde ehm, cioè un incidente in moto, a quanti metri corrisponde di caduta da 1, 2, 3, 4 piani. Ecco, sono tutte cose che noi... Sentirle lì sembrano scontate, in realtà non è assolutamente così e lo si dimostra quando lui interroga i ragazzi che non hanno la più pallida idea di che cos'è la causa e l'effetto, di quali sono i rischi, di quali sono le probabilità, quando e invece di sono quanta... delle realtà quotidiane. Esattamente, e di quanta responsabilità abbiamo perché avere in mano una moto, un'auto significa avere un'arma, può essere un'arma impropria, in insomma, no? E questo nella nostra società noi non dobbiamo mai darlo per scontato, cioè che si sappia quali sono gli effetti, quali sono, possono essere le cause e le conseguenze e dobbiamo insieme ai ragazzi, alle persone, educarci ad avere ben presente questo prima che succeda qualcosa. Ecco, abbiamo ancora tantissimi altri argomenti da affrontare, perciò solo pochissima pubblicità e voi non cambiate canale. A tra poco. Ben ritrovati nel salotto di chiacchiere e caffè, stiamo conversando in questa puntata con l'assessore Claudio Pirona, assessore alle politiche scolastiche del comune di Padova e con l'attore e regista Filippo Tognazzo, prendendo proprio spunto da uno spettacolo eh, che è SAD, sopravvivere all'autodistruzione. Prima della pubblicità l'assessore ha citato un altro suo spettacolo che è I Vulnerabili, de dedicato proprio alla sicurezza stradale. E eh, questo spettacolo si inserisce sempre nello stesso filone di Sad, ovvero parlare un linguaggio non convenzionale. So che è uno spettacolo che ha eh, registrato dei consensi strepitosi, specie con dei questionari anonimi dove ben il 98% dei ragazzi ha giudicato questa esperienza positiva. 呃，是。Uh, Lì di fatto noi abbiamo passato i questionari e poi venivano raccolti di fatto dall'istituzione e dall'organizzatore, quindi ci hanno poi riportato i, i dati. I vulnerabili mh, ha creato diciamo, il format, anche lì si voleva creare qualcosa che fosse efficace in termini di comunicazione. Tratta le questioni relative alla sicurezza stradale, differenti, cioè dal punto di vista diciamo, suoi più di carattere fisico, legato alla velocità e impatto, ma questi sono abbastanza comuni. Parla per esempio della pubblicità, e questo poi ha fatto un e dell'informazione fra l'altro sono stati due semi dai quali poi è stato sviluppato SAD e poi si sì, conclude con una considerazione diciamo di carattere più generale di fatto credo che il successo dello spettacolo, perché ormai è arrivato a 250 repliche, quindi insomma ne è fatta veramente quindi quante veramente. persone? Siamo sulle 70-80.000. Eh, Ripetelo, Filippo, perché è un bel dato, <ride> 70-80.000, giusto per dare un'idea, tutti gli studenti delle scuole superiori della città di Padova sono 22.000, se ricordo bene. Quindi 70-80.000 quindi... studenti che hanno visto questo spettacolo, i vulnerabili, direi che è un dato estremamente significativo. Ce lo auguriamo anche per Sad? Speriamo anche di più, noi siamo sempre. <ride> eh, comunque. Sì, è stato un successo perché di, cambia i termini della, della discussione. E questi ragazzi l'hanno percepito e hanno percepito che era fatto per in qualche modo tradurre quello che volevamo dire in un linguaggio per loro comprensibile, dinamico e che fosse anche un'occasione realmente di, di apprendimento e di divertimento. E credo che sia questo poi il. Il segreto. Il, il, sì, credo che sia in realtà un segreto di Pulcinella: nel senso <ride> Però... che fare le cose più divertenti e renderle più efficaci perché possono essere meglio recepite. Ehm, sì, non è una cosa particolarmente. Prima dicevo una cosa l'assessore che secondo me è fondamentale. Il fatto che l'istruzione e in qualche modo l'apprendimento non è relegato solamente alla scuola. Certo, la scuola è l'ambiente, diciamo, demandato a raccogliere le varie informazioni. Ma una delle cose che, per esempio, diciamo anche in SAD. Anche questa, se vogliamo, banale, ma non va mai dimenticata, è che in qualsiasi nostra azione sociale c'è apprendimento e c'è in qualche modo formazione nei confronti. C'è nel programma che stiamo facendo, c'è a teatro, c'è nel modo in cui operiamo il nostro lavoro, c'è nel modo in cui ci relazioniamo con gli altri. In qualsiasi nostro atto c'è sempre una sorta di, 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 di comunicazione verso i più giovani, di esempio, se vogliamo. È chiaro che se il sistema persiste per la maggior parte a dare dei messaggi che sono... Non dico negativi, ma perlomeno discordanti, ecco che si possono creare dei problemi. Se il sistema invece è coeso in una sola direzione nel dare dei messaggi condivisi che trovano poi applicazione nel nostro vivere quotidiano, beh, la, il discorso cambia completamente e credo che sia realmente quella la, la strada da, da seguire, quella di fare in modo che tutti i messaggi siano in qualche modo coerenti, sapendo che mai e poi mai noi possiamo pretendere di decidere. Per i ragazzi possiamo fornire gli strumenti, ma sapendo che poi la decisione deve, comunque a beh, loro. Ovviamente altrimenti eh, ci lamentiamo perché diventano degli automi, eh, però poi vorremmo che fossero degli zombie al nostro servizio. Okay. Ecco, Assessore, eh, tanto per rilanciare la palla, Filippo parlava di un sistema eh, coeso che dia dei messaggi unitari. Come si fa a creare questo sistema? Ma nel nostro paese in particolare non è molto semplice. Io penso che bisogna lavorare molto sul fare insieme alcune cose, sul condividere l'obiettivo fondamentale. Allora chi sta al centro della nostra attenzione come educatori, come insegnanti, come genitori, come istituzioni, anche come teatranti, attori? I ragazzi, i giovani? Io, questa è la domanda che ho posto ai dirigenti la prima volta che li ho incontrati otto anni fa. Chi sta al centro? I presidi? L'assessore? Il comune? O i ragazzi? Se sono i ragazzi al centro, allora dobbiamo capire quali sono le questioni, i temi, i problemi e decidere di fare alcune azioni fondamentali. E lavorare assieme sull'obiettivo, non c'è alternativa. Allora, da questo punto di vista, se l'obiettivo è chiaro e condiviso, si capisce che. Nel POF, cioè nel piano dell'offerta formativa della scuola, il teatro, la visita, il viaggio, il testimone, tutta una serie di eh, soggetti e di attività che possono entrare a contatto con la scuola hanno un loro ruolo fondamentale, perché poi io insegnante posso approfittare di questa occasione, di questa breccia, di questa domanda che Filippo in questo caso ha posto, per trattare in aula la disciplina per fare fisica, per fare educazione civica, per fare storia, per fare geografia. Io penso a tantissime attività che in questi anni abbiamo lanciato e organizzato, chiaramente sedendosi attorno a un tavolo. Il tavolo dei presidi, chiedendo se cosa e come è possibile fare, cosa è più utile e vedere insieme di organizzare queste attività. Io ho iniziato così, purtroppo nel 2005 c'è stato un uno dei tanti gravissimi incidenti in questa città che ha coinvolto dei ragazzi delle nostre scuole superiori. Eravamo all'MPX per un incontro ormai organizzato qualche giorno dopo, proprio sui temi della responsabilità. E ho... Preso un po' il coraggio in mano e ho chiesto ai ragazzi: sentite, ma di fronte a queste cose, a queste tragedie che stanno succedendo, e dopodiché noi piangiamo, siamo disfatti dal dolore, eccetera. Dico: ma cosa ci chiedete a noi istituzioni? Qual è la cosa che possiamo fare insieme perché sia utile a voi ad affrontare questi episodi, ma soprattutto a far sì che questi episodi non accadano? E allora la risposta di, di più di qualcuno è stata quella: non diteci. Non fateci le prediche che correre non, non va bene, che bere fa male. Le sappiamo già queste cose, le sappiamo tutte. Dateci l'opportunità di fare delle esperienze positive, cioè di misurarci come uomini, come donne, come giovani, su, con noi stessi, con le nostre potenzialità, con le nostre capacità, con la nostra irruenza anche. Ecco, io sono convinto che è una risposta vera questa, cioè noi dobbiamo accompagnarli a vivere esperienze positive, perché allora il senso lo trovano loro e le scelte le faranno. Noi sperimentiamo, proviamo, andare al Vajont, andare alla, casa di, alla scuola di Don Milani, andare nei campi di concentramento, andare in Sicilia, in Puglia, in Calabria, andare a lavorare nei campi tolti ai mafiosi, insomma, metterci in viaggio, schiodarci da noi stessi. E accompagnarli, oppure i viaggi che facciamo con attori come Filippo a teatro e tante altre iniziative, hanno questo obiettivo: dare a chi accompagna i ragazzi, in primis, e a chi li accompagna nel percorso formativo e di crescita, e quindi anche educativo, degli strumenti in più, aprire delle brecce e poi lavorare con le discipline, con le materie, con lo studio. Però sicuramente i ragazzi si appassionano. Io ho presente alcune cose che leggo nei giornali di classe o di istituto, più di qualche ragazzo tornando dai viaggi della legalità eh, conferma oppure dice per la prima volta la sua volontà di fare il magistrato o di appassionarsi al terzo posto. Proprio della perché giustizia. ha vissuto questa esperienza. Ecco, sono dei piccoli segnali, qualcuno sì. lo dice e altri non hanno il coraggio, ma eh, penso che queste esperienze come queste che viviamo anche con SAD e con i vulnerabili siano davvero delle grandi opportunità se Diventano degli strumenti per fare scuola in un certo modo. Filippo sono in chiusura. Lascio a lei la battuta finale: Sad, sopravvivere all'autodistruzione. Si può sopravvivere all'autodistruzione? Si deve, la nostra è un'esortazione <ride> che facciamo i ragazzi. Si può, io credo che i ragazzi abbiano tutti gli strumenti per farlo, anche eh, già da subito. È importante però che l'intera società la smetta di nebulizzare la responsabilità ma si assuma le proprie responsabilità. Noi come adulti di fatto... Dando, come diceva anche Claudio, eh, la possibilità ai ragazzi di scegliere, ma di scegliere in maniera consapevole. Il vero pensiero rivoluzionario è davvero quello che si mantiene lucido e consapevole di fronte a quello che accade. Una realtà estremamente complessa dove servono strumenti aggiornati per comprendere a fondo quello che sta accadendo, strumenti che i ragazzi hanno già a disposizione, certo vanno in qualche modo aiutati e incoraggiati e non continuamente bastonati e, e privati di ogni idea possibile di futuro. Allora io ringrazio per questa chiacchierata Filippo Tognazzo, anzi lo prego, eh, guarda la prossima replica di SAD, se anche non sono più adolescente, invita anche me che vengo volentieri anch'io. D'accordo. Ringrazio l'assessore Claudio Piron per essere stato nostro ospite e visto che abbiamo parlato di educazione, noi chiudiamo con una pillola, con la nostra rubrica alla riscoperta dei classici del... 900, chiudiamo così questa puntata. Io vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci, chiacchiere in pillola. Torna la nostra rubrica alla riscoperta dei classici del novecento. Quindi torna con noi il professor Denis Grigoletto del liceo scientifico Rogazionisti. Bentornato, professore. Buongiorno allora. Chiacchiere ormai è la sua seconda casa, la prima casa però è il liceo rogazionisti, allora noi vediamo i liceo rogazionisti. scuole erogazionisti, liceo scientifico, scienze applicate. La nostra scuola guarda l'Europa. Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo. La nostra scuola ti offre tante opportunità. La scuola arrogazionisti ti aspetta per offrirti una proposta formativa ed educativa, a pochi passi dalla fermata del tram Marcella. Vieni a trovarci. E anche noi ci siamo portati un po' di rogazionisti eh, qui in studio con il professor Grigoletto. Allora, professore, il libro che andiamo a proporre quest'oggi, che cos'è? Oggi proponiamo un libro originale e unico nel suo genere, Il partigiano Johnny, di Beppe Fenoglio. Uno scrittore che, anche questo, è riscoperto negli ultimi anni. Uno scrittore che nasce ad Alba nel 1922, Appassionato fin dagli anni del liceo per la letteratura e per la lingua inglese. Una passione che continua per tutta la sua vita. E la sua vita tuttavia è interrotta da un evento fondamentale che lo segna decisivamente. L'8 settembre del 1943, l'armistizio, la resistenza. Beppe Fenoglio partecipa al movimento della resistenza e attivamente e per questo per eh, rappresaglia da parte dei fascisti i suoi genitori verranno incarcerati e lo vive in prima persona. In seguito alla fine della seconda guerra mondiale eh, Fenoglio decide di ritirarsi per sempre nelle langhe eh, e qui si dedica alla narrativa. Una narrativa che ottiene un successo eh, soprattutto con eh, i racconti 23 giorni della città di Alba o altri romanzi, eh, La Malora, eh, Una città di fuoco, eh, ma soprattutto il successo lo ottiene postumo con questo romanzo, Il partigiano Johnny, eh, pubblicato postumo nel 1968. Il Partigiano Johnny è un romanzo originalissimo, sia per i contenuti che per lo stile. Innanzitutto il protagonista è Johnny, alter ego di Beppe Fenoglio. E infatti il romanzo si presenta come trasposizione letteraria dell'esperienza della resistenza dell'autore, Beppe Fenoglio. Il protagonista è giovanissimo, ha intorno ai vent'anni decide in seguito all'armistizio anche lui come il protagonista di arruolarsi arruolarsi negli, eh, nelle squadre dei, eh, dei partigiani contro i fascisti e inizialmente è proprio affascinato da questo mondo soprattutto in seguito alle letture alle letture della giovinezza alle letture de, soprattutto alla letteratura americana e inglese che lui amava e anche Johnny stesso ama ma ben presto di fronte alla realtà nasce una disillusione. Eh, scopre che la resistenza è fatta di sofferenze, fame, eh, morte. Lui non si tira indietro, affronta in prima persona queste sofferenze, però perde quell'alone magico che rivestiva eh, nel suo immaginario proprio la resistenza. E il partigiano Johnny è protagonista di una serie di campagne militari contro l'esercito regolare dei fascisti. E fin dall'inizio, nel capitolo 9, e il capitolo che ho scelto per voi, per presentarvi l'opera, lo vediamo alle prese con un primo proprio faccia a faccia con il nemico. Ed è interessantissimo questo capitolo per i numerosi spunti che noi andremo ad analizzare in questa nostra piccola presentazione del testo. Allora, primo aspetto eh, che volevo mettere in luce. Nel romanzo sono frequenti i momenti di solitudine, stasi, i momenti di riflessione a cui si alternano momenti di frastuono dovuti soprattutto alle pallottole, agli spari dei... Eh, dei soldati che combattono e proprio questo capitolo è proprio caratterizzato da questa alternanza abbiamo un momento di stasi in cui i soldati nel silenzio tra il fango che imperversa delle colline della langhe, delle langhe prendono posizione a quello subito succede un frastuono le raffiche delle invisibili mitragliatrici crepevano alte nei rami. Quindi si sente in questo bosco il, il suono di questi spari che sfilettano proprio le fronde di questi alberi. E le mitragliatrici cantavano a gola spiegata, ma non impressionavano troppo, come que, con quella loro aria, di mirare a tutti, di non voler colpire nessuno se non tutti. A questa fase di frastuono c'è un momento di silenzio. Al campanile del villaggio batterono le ore, le 11, col tocco di sempre. Johnny era invecchiato, spossato. Perché? Perché è invecchiato e spossato da quell'unico colpo sparato. Perché Johnny è un ragazzo di vent'anni che non è e non vuole essere un soldato. Lui non ne ha la disciplina, non ne ha l'astuzia. Lui ritiene che le armi siano, siano un mezzo necessario per far trionfare la pace. Lui si sente diverso dai suoi compagni, oltre che per la sua cultura, anche perché lui vede eh, nella guerra non un mezzo per far trionfare gli ideali patriottici. E quindi il nostro protagonista si sente invecchiato da quell'unico colpo sparato. E qui arriva il momento più importante di questo capitolo e credo uno dei momenti più importanti dell'intero romanzo, quando colpisce e uccide il primo nemico, il primo fascista. Bellissima è la scena e il ragazzo, il fascista, danzava a 30 metri, accecato dal suo stesso coraggio, magro ed elastico. Inebriato del suo coraggio, della sua astuzia bellica e della natura boschiva, il, il fascista viene paragonato a un ballerino, una metafora sintetica, notate, che abbrevia i tempi del racconto, ma crea, per così dire, un'atmosfera di voluto contrasto con la morte che sta per raggiungere questo ragazzo. L, l, il ritmo rallenta ulteriormente come in un film, siamo proprio nella mente di Johnny che vede la scena, Johnny gli sparò, senza affanno, senza ferocia. Abbiamo questa ripetizione di queste due preposizioni proprio per focalizzare l'attenzione sull'animo di Johnny. E il ragazzo cadde lentamente. Così come Johnny lentamente si aderse sui gomiti, nell'ascensionale sospensione davanti al suo primo morto. Qual è la sensazione che prova? Stranito e invasato. Johnny è stordito, è esaltato. Contemporaneamente prova un torpore, una noia, uno stato di insofferenza. Vorrebbe reagire si sarebbe persino deciso ad accendersi la sigaretta non fosse stato che gli sarebbe costato un movimento che avrebbe violato per un momento la sua perfetta dolce aderenza alla terra la terra qui Cosa intende Fenoglio? Intende certamente la trincea dove si sta rifugiando, ma contemporaneamente la madre terra, il mito ancestrale dell'uomo che cerca rifugio di fronte al pericolo rappresentato proprio dal nemico nel ventre, nel grembo della madre. E vedete l'intensità proprio di questo passo che vi ho letto, nei suoi, nelle sue caratteristiche, che sarebbe, su cui ci si dovrebbe soffermare parola per parola. E, ma il capitolo te, termina in cui uh, la stanchezza aggredì Johnny, una rigidità, si sente privo di vita, proprio estraniato da questa sofferenza, da questo dolore. E, ma nel frattempo vede che la stessa condizione lo accomuna a tutti gli altri. Johnny però ugualmente, anche se grida ad alta voce che una battaglia è una cosa terribile Un'esperienza terribile bastante da non potersi ripetere, è tuttavia consapevole che sarebbe rimasto a fare tutte le battaglie destinate. Sintomatico è questa espressione. Johnny vede nel suo destino un qualcosa che lo domina, al di sopra di sé, a, che dà dignità e ugualmente onore all'uomo. E Johnny in questo suo percorso, in questo romanzo per così dire di formazione, scopre in sé un lato che non aveva mai messo in luce, una più autentica solidarietà nei confronti degli, degli, dei compagni e nei confronti dell'umanità tutta. Mi viene spontaneo chiederle, ma la visione della resistenza che ha Fenoglio? Qual è? Perché certo non è una resistenza epica, mitica, tutto bello. È verissimo questo. Infatti per questo è stato criticato spesso eh, dai critici. In vero Fenoglio ha vissuto direttamente questa esperienza e il protagonista dei suoi romanzi è la realtà. Lui dimostra i lati positivi e negativi dei partigiani, a volte freddi, insensibili, compiaciuti di fronte alla morte, ma a lui interessa la realtà. Questo deve essere quello che traspare dal suo romanzo. Quindi, nessuna visione edulcorata della cosa. No, anticonvenzionale è proprio questa visione. E per questo è stato spesso criticato e messo in secondo piano. I buoni motivi per cui questo libro assolutamente non dovrebbe mancare dalla nostra libreria. Uno di questi è proprio eh, questo ultimo aspetto che abbiamo visto, perché la resistenza è un fatto importante alla base, ma fenoglio travalica il dato conte della contemporaneità, travalica l'esperienza concreta e il romanzo si fa come un continua eh, indagine sui temi fondamentali dell'esistenza umana: l'amore, la morte, il senso della vita che ciascuno di noi deve avere. Quindi, assolutamente non da considerare un autore minore? No, assolutamente. Anzi, è già un classico del Novecento. <ride> Allora, davvero grazie al professor Denis Grigoletto per essere stato con noi. Non le chiedo l'anticipazione del libro della prossima volta, ma anzi invito i nostri amici da casa che volessero darci qualche suggerimento a scriverci a chiacchierecaffè@telechiara.it. Professore, davvero grazie e alla prossima. Alla prossima. E per voi, chiacchierecaffè continua. Every night When that moon Gives way again